si rinnova l'appuntamento con il calcio provinciale di Serie D. Siamo a Latina, al San Valentino, è il palcoscenico di questo nuovo appuntamento, la 17esima giornata, quarta del girone di ritorno. Il Real Quadrifoglio del tecnico Graziano Maracino ospita quest'oggi la Siepe, quarta forza attuale del campionato, anche se proprio per quanto riguarda la formazione di nazionalità rumena c'è la pesantezza ancora della decisione per quanto riguarda l'ultima gara giocata in campionato, in quanto il risultato contro il Città di Pontinia ancora è appeso, in quanto non è stata data decisione ultima. Più cordiale buonasera da Daniele Porcelli, vi parla dal palazzetto, dicevamo, di San Valentino per questo appuntamento. Tutto pronto a dirigere il confronto il signor Andrea Boccaccini della sezione di Ciampino. E parte, è proprio in questo istante il confronto, ma c'era stato il tocco, la rimessa in gioco per la Siepe, subito con Padura, prova di bucata, la possibilità, e c'è il gol sul tocco del velo di Grama, il capitano Grama Florin, e si sblocca il match. Barbierato, lo scambio con Iannella, ancora Barbierato, si defila, prova soltanto all'esterno della rete, da Tesei si passa a Ponzo con il mancino, Ramirez, Perez prova la gioco di gambe, la possibilità, e in due tempi il tocco per Karpiuk che lancia lungo, Ramirez apre per Barbierato, quest'ultimo per Ponzo, in mezzo con Barbierato che si avvita, la palla che sbatte sul palo. Ancora Iannella, lo scambio con Barbierato, prova! Valerio Barbierato, e c'è l'immediato pareggio del Real Quadrifoglio, si passa sull'1-1. Centro sportivo che porta il nome, poi Campan se ne va da solo, è fermato dall'intervento da parte di Tesei, mentre non può evitare la rimessa laterale, Ponzo scarica il tiro, Ramirez nella gira di prima intenzione, Placidi soffia il pallone, se ne va molto bene, è da solo davanti a Tesei il tiro, la risposta del portiere di casa, stoppato il pallone da Barbierato che riparte, va giù, non c'è fallo, resiste anche alla carica Paduraru, si accentra poi anche lui, va a colpire il palo. Nelle giocate il Real Quadrifoglio, ancora Ponzo, e ci sono tre interventi, l'ultimo decisivo da parte di Karpiuk, grandi contromovimenti, ancora Ponzo, la possibilità, e se ne va in gol il capitano Ponzo, non si smentisce mai. Karpiuk, Mogoroace, e la possibilità con Grama in spaccata, ma era troppo lontano dalla porta. Al centro Portas, la finta, Barbierato, Ramirez crea lo spazio, può va a calciare, il tocco che vale il 3-1. Ramirez, Perez, José Ramirez, Perez adesso va da destro, si accentra, prova anche la fiondata dove ci mette una mano Campana, Ramirez, Perez, Ponzo, il tiro con il palo che dice di no alla conclusione del capitano del Real Quadrifoglio. Arriva Iannella e poi Pizzoli con la palla che va a sbattere sulla traversa. All'indietro per Barbierato, prova un altro quintetto, Maracino, intanto Visan prova ad andarsene, si defila, il tiro, la ribattuta da parte di Tesei, il cambio, il pallone subito fermato dalla difesa della Siepe con Paduraru, il tiro che si stampa sulla traversa, poi Tesei, Ponzo, Iannella con il tacco, mette però in movimento Grama, capovolge l'azione, poi Tesei e Mogoroace, calcio di rigore, calcio di rigore. Seguiamo attentamente, c'è Grama che parte e si stampa sul palo la conclusione, poi subito capovolgimento di fronte, Pizzoli non riesce ad intervenire, subito Karpiuk, Mogoroace, Paduraru, si avvita, c'è Ponzo,
deciso il suo intervento. Calcio a due, Pizzoli, Ramirez, Perez per Ponzo, il capitano segna ancora, doppietta per lui e il Real Quadrifoglio fa 4-1. Gli scalchi sulla panchina del Real Quadrifoglio, calcio di punizione, Ramirez prova e c'è la risposta da parte di Karpiuk, calcio di punizione. Padurariu prova direttamente con la risposta da parte di Tesei ed ora ancora Padurariu, fallo laterale per Real Quadrifoglio. Ponzo centralmente, prova con il destro, tripletta di Ponzo, 5-1. Siniscalchi, Ramirez, Perez, prova Ponzo, la manda in rete gonfiandola, il gol di Ponzo. Ramirez, Perez, Ponzo rischiando, poi Padurariu la possibilità e la palla che finisce in rete, disimpegno errato da parte del Real Quadrifoglio. Esei a core Iannella, tocca per Ramirez, Perez, Iannella, la palla lambisce il palo e finisce fuori. Arriva anche Placidi, Mogoroace, il tiro di Padurariu, palla fuori. Finisce qui, Boccaccini comanda la fine delle ostilità e il Real Quadrifoglio si porta a casa anche questa gara con il risultato di 6-2 nei confronti della Siepe. Mattatore unico il capitano Ponzo.